Fate crediti o account con FIFA Points? GoFIFA Coins, link, codice e coupon in descrizione. Salve ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale di Noi Malati di Futti. Io sono Giovispo dello staff di NMF e benvenuti nel Team of the Week Prediction numero 23. A parer mio potrebbe essere interessante per alcuni giocatori, però non sarà sicuramente alla portata dello scorso Team of the Week. Prima di iniziare però vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video e a commentare qui sotto con i giocatori che avreste inserito o che avreste tolto in questa prediction. Come al nostro solito si parte dal portiere Patricio, rete inviolata nella vittoria per 1-0 e lui ha ricevuto la nomina di migliore in campo. Il primo difensore Peace Jack, per lui un gol e un assist nella partita 3-0, è migliore in campo per il Borussia Dortmund. Per me lui ci sarà sicuramente. Jemu Costa, scusate la pronuncia, un assist nella partita vinta 0-1, è migliore in campo. Ultimo difensore a parer mio, Palua, per lui un gol nella partita vinta 3-0. Potrebbe avere delle ottime statistiche, peccato però per la sua velocità. Il primo centrocampista per me sarà Paredes, un gol nella partita vinta 4-1. Tolisso, ci sarà sicuramente, due gol nella partita vinta 4-2, è migliore in campo. Isco, due assist nella partita vinta per 2-0, è nomina di migliore in campo. Hernandez è un attaccante ma l'ho messo a centrocampo perché non sono riuscito a trovare centrocampisti oro, più che altro esterni oro. Per lui due gol nella partita vinta 1-3. Forsberg, per lui un gol e un assist nella partita vinta 1-2. Fuori casa, è nomina di migliore in campo. Io la sua versione, se non erro, SIF, quella non scambiabile del Foot Champions, e devo dire, è un'ottima carta. Con questa carta potrebbe diventare ancora più interessante. Veniamo ora all'attacco, il primo sarà Gamero, per lui 3 gol nella partita vinta 1-4, è nomina di migliore in campo. Ci sarà anche lui, Dybala, 2 gol e un assist nella partita vinta 4-1, è nomina di migliore in campo. Ora veniamo alla panchina e alle riserve. Cardinale, rete inviolata nella partita vinta 0-1 fuori casa. Breghieri, scusate la pronuncia, un gol nella partita vinta 0-2. E nomina di migliore in campo. Caprari, due gol nella partita vinta 5-2, migliore in campo. Bruns, un gol e un assist nella partita vinta 4-0, migliore in campo. Gauss, un gol nella partita vinta 3-0, migliore in campo. Kerk, per lui un gol e un assist nella partita vinta 3-1, e nomina di migliore in campo. Webo, un gol e 4 assist nella partita vinta 1-5, migliore in campo. Hod, un gol nella partita vinta 1-2. Gurler, due gol nella partita vinta 2-0, migliore in campo. Baldock, due gol nella partita vinta 0-2, è nomina di migliore in campo. Zohore, due gol nella partita vinta 5-0, migliore in campo anche qui. Ramos, due gol nella partita vinta 4-0, è nomina di migliore in campo. Dunque ragazzi, questi sono secondo me gli 11 titolari e le riserve e la panchina, scusate, del prossimo Team of the Week. Questa è naturalmente una prediction, quindi non sono nomi certi. Di certo secondo me c'è Dybala, Gamero, Tolisso, questi sono, e anche Peace Jack. Per me questi sono i 4 nomi certi che ci saranno nel prossimo Team of the Week. Ditemi voi cosa ne pensate di questa squadra, ditemi voi chi avreste inserito o chi avreste tolto. Lasciate un mi piace, qui Giovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!